Allora, ci troviamo all'interno dell'area Yacht Club. Stiamo per assaggiare tre cocktail molto speciali che ci sta indicando la bar manager di MSC Splendida. Welcome, buonasera, benvenuti. Insieme anche a Beatrice. Margarita. Che ci aiuterà a raccontarne le particolarità. Il mio, ad esempio, è un Molecula Daiquiri. Queste palline, grazie mille. Queste palline, quindi, sono? Sono fatte con prodotti speciali che abbiamo noi e lavoriamo con una grande azienda che si lavora anche per la cucina molecolare. Praticamente il processo è lo stesso. Dentro da quel bicchiere voi avete un daiquiri e le palline sono con diverse arome, tropicale sempre. Sarebbero degli sciroppi contenuti in una coconut capsula. Sì, e questi si producono proprio in momento, direi, sono fatte 5 minuti che voi... prima che voi servirete il... Queste palline, quindi le fanno al momento? Assolutamente, assolutamente. Che da un liquido con una the form si mischia, dopo in contatto con acqua e un'altra chimica, sì, prendono questa... Si solidificano. Sì, sì. The mix. E dopo... poi a contatto invece con il liquore li... l'alcol non si sciolgono. No, assolutamente. Grazie. E gli altri due no? Questi altri due cocktail questo invece? Questo è un altro Molecular, turquoise blu con caviar, coconut caviar. Sì, sì, proviamo a fare un po' con la con il cucchiaino. Qui abbiamo il caviar di coconut, piccoli caviar di coconut. Ma la cosa particolare è... la sensazione che sarà quando voi... Ce la faremo raccontare da Beatrice, allora. Invece il suo cocktail, lei da bar manager, quale ha scelto? Questo è una margarita Air and Velvet, aria envelluta, sì? È una margarita che praticamente la sale sta sopra in questa... La schiuma? Sì, è proprio la sensazione è un po' diversa come le margarite che prendi la sale solo dal bordo del bicchiere, sì, sarà sempre con la parte superiore, viene sempre da parte superiore del bicchiere di questa schiuma salata. Qui sempre sono direi il processo e i prodotti che utilizziamo sono non è solo una processione normale, un po'. E questo genere di cocktail vengono realizzati su tutte le navi MSC in un bar particolare della nave? Sì, assolutamente, questi sono serviti in mixology bar, così si chiamano, tra altri cocktail di genere. Benissimo. Allora, Beatrice, prova a assaggiare questo Molecular. È proprio una esperienza, una chimica, di là è... Cin cin. Salute. Proviamo. Salute. Benvenuti. Grazie mille. Vi aspettiamo. Per provare perlomeno dei cocktail differenti. Molto buono. Beatrice, per curiosità, vediamo le palline di caviar al cocco che contiene il tuo cocktail. Tanto per capire di che cosa si tratta. Allora, vedete, queste sono le palline di cocco che adesso la assaggeremo. Sensazione. È come mangiare del caviale, quindi la sensazione è di avere una crosta esterna un po' più dura nel momento in cui si rompe con i denti, si sente la parte liquida, di cocco però, dolce. Molto buona. Con il suo sale com'è andata? È andata molto bene, direi che io conosco molto bene il cocktail. Per voi sarà una bella
esperienza. È molto piacevole. E un altro. Perché secondo lei sistemare invece il sale sul bordo del bicchiere, come si fa un po' con l'Aperol e con lo zucchero, sì, diventa troppo invadente il gusto del sale? In questo caso lo è meno perché viene sparso sulla superficie? Sì, è più discreto e piacevole. Quindi piace anche di più. Voi dovete adesso ci abbiamo il mio. Io tiro subito fuori due palline perché è la parte più curiosa, e poi che le abbiano fatte al momento stupisce, no? Una blu. Hanno gusti differenti? Sì, assolutamente. Il blu curaçao, il grenadine, il coconut. Allora vado con la bianca. Perché la rossa e la blu sono un altro. Sono forti? No, la bianca è solo poco. No, questo è un duo. È come una esplosione di una caramella? Di quelle antiche al rosolio. Che all'esterno era solida, all'interno aveva il liquido. Benissimo. Abbiamo scoperto delle cose nuove, servite in maniera eccellente qui all'interno dello Yacht Club, e vedo Anna che è pronta con il carrello del tè. Chissà, vediamo un attimo cosa ci serve questa sera. Per la sera a quest'ora, Anna, che tipo di cream for the scones, che tipo di tè ci consiglia? Un tè della sera, secondo lei qual è il migliore? Della sera con fuori. Bene. Perfetto, allora scegliamo questo, ci facciamo consigliare da lei. Voglio leggero. Una cucchiaino. Beh, data l'ora, sono le 11 di sera, lo prendiamo leggero. Non si sa mai che poi non dormiamo niente. Sarebbe la buona notte. Mani esperte proprio, eh. Nessuna mossa è lasciata al caso. Grazie mille. La particolarità del servizio Yacht Club sta in servizio di all inclusive che abbiamo per tutti i nostri gentili ospiti in tutta area Yacht Club, iniziando con the one pool, the one bar che sta all'aria aperta, vasche idromassaggio e una bella piscina. Il servizio è disponibile anche qui a Top Sail, dove sta questo bellissimo bar panoramico. Puoi dare tu qualche informazione per quanto riguarda il servizio minibar? Sì, infatti non ci dimentichiamo che lo Yacht Club gode di un grande privilegio, che è quello di avere un all inclusive personalizzabile per il minibar nelle suite. Sono tutte suite, Beatrice, sono all'interno dello Yacht solo Club? Solo ed esclusivamente suite Yacht Club. Per cui il primo giorno il maggiordomo ci domanderà che cos'è di nostro gradimento, in maniera da occupare il frigo solo delle nostre bevande preferite. Esatto. Vero?